Oggi viene presentato a San Severo, io ci sono, un progetto politico che nasce già un anno fa, è chiaramente di matrice centrodestra e in qualche maniera alla ricerca di un'emancipazione da una politica ormai con i piedi all'aria in provincia di Foggia, questa è poi la realtà. Sicuramente varie correnti e sicuramente presentarla a San Severo è anche un segnale forte. Beh sì, l'hai detto, la federazione nasce da un'esigenza di emancipazione proprio dai partiti. Correggerei il tiro sulla estrazione del centrodestra. Diciamo che innanzitutto vuole essere un movimento civico. È chiaro che guarda a degli ideali, dei valori che si ispirano comunque al centro. E dicevamo, in un momento così particolare, anche e soprattutto in ambito locale, il territorio di Capitanata, Docet, un po' come in Italia, c'è grande confusione, c'è grande difficoltà nel senso di appartenenza e dell'identità nei partiti, allora offrire un contenitore, una sorta di think tank dove chiunque può riconoscersi e nello stesso tempo fare attività politica e civica. Diciamo che è una sperimentazione che stiamo cercando di mettere in atto sull'intero territorio di Capitanata. Guardiamo con grande ottimismo al futuro, ma anche e soprattutto intendiamo cimentarci in quelle che sono le problematiche locali e quindi scevri da lacci e lacciuoli che potrebbero dare i partiti nazionali, e questo penso possa assicurare una maggiore libertà di azione e una più pronta risposta a quelle che sono le reali esigenze del territorio di Capitanata. Quindi parliamo di un vero e proprio hub culturale, di un contenitore. La domanda però è: avete già stilato un programma? Poi è importante partire da dei principi, ma è anche necessario mettere già puntini sulle i e tutti i punti che dovranno essere poi sviluppati in future campagne elettorali. Ma il bello di questa nuova esperienza è proprio quello che i programmi per i territori sono in continua evoluzione, in continua formazione. C'è, ripeto, un confronto continuo che avviene nella sede di Foggia e da oggi avverrà anche nella sede di San Severo, perché comunque il confronto è importante, è fondamentale in questo momento storico, comunque riuscire ad adattarsi quanto prima a quelle che sono le reali esigenze dei territori.